Ci alzammo da tavola e uscimmo dalla mensa. Emmett, Rosalie e Jasper fingevano di essere studenti dell'ultimo anno. Tornarono ognuno alla sua lezione. Io recitavo una parte più giovane. Mi preparai alla noiosa lezione di biologia. L'aula si riempì lentamente mentre i ragazzi tornavano dalla pausa pranzo. Quando Angela, che avevo ascoltato poco prima, accompagnò la nuova arrivata alla porta, il suo nome catturò la mia attenzione. Bella sembra timida come me. Scommetto che oggi è davvero difficile per lei. Vorrei poterle dire qualcosa. Si avvicinò. Percorse il corridoio per avvicinarsi alla cattedra. L'unico posto libero era accanto a me. Avevo qualche dubbio che ci si sarebbe sentita a proprio agio. Eppure, forse, seduto accanto a lei, sarei riuscito a capire i suoi segreti. Camminando verso il mio banco, Bella Swan incrociò il getto d'aria tiepida che usciva dalla ventola del riscaldamento. Il suo profumo mi colpì come una palla di cannone, come un ariete. Non c'è immagine violenta abbastanza da incapsulare la forza di ciò che mi accadde in quel momento. Diventai tutt'altra cosa rispetto all'essere umano che ero stato. Ero predatore e lei la mia preda. Non c'era altra verità al mondo. Ero il vampiro e lei aveva il sangue più dolce che avessi mai adorato in 80 anni. Non avevo mai creduto che un simile profumo potesse esistere. Se l'avessi saputo, sarei andato a cercarlo anni prima. Avrei rastrellato il pianeta per lei. La sete mi bruciava la gola. Sentivo la bocca secca, carbonizzata. Nemmeno il fiotto di veleno fresco riuscì ad ammorbidire quella sensazione. Il suo sguardo incrociò il mio e mi vidi riflesso nel grande specchio delle sue pupille. La sorpresa del volto che vi notai le salvò la vita per qualche spinoso istante. Accelerò il passo, inciampò, si sbilanciò in avanti e per poco cadde addosso alla ragazza seduta di fronte a me, vulnerabile, debole, fin troppo rispetto agli altri umani. Afferrai con forza il bordo del tavolo nel tentativo di restare seduto. Il legno non era abbastanza resistente. Ne sbriciolai uno spigolo con la mano. Qualcuno alla mia sinistra chiuse una cartelletta, rumorosamente. Ma quel movimento bastò a soffiare un filo d'aria normale, non profumata, sul mio volto. Per un breve istante riuscii a pensare con lucidità. In quel prezioso istante visualizzai due volti, uno accanto all'altro. Uno era il mio, o meglio, lo era stato. Il mostro dagli occhi rossi che aveva ucciso così tante persone da aver perso il conto. L'altro volto era quello di Carlyle. Carlyle non era mio padre in senso strettamente biologico. Non avevo preso niente da lui. Il pallore che ci accomunava era il risultato di ciò che eravamo. Ognuno di quei piccoli miglioramenti andava perso di fronte al mostro. Pochi istanti e non sarebbe rimasto più niente a testimoniare gli anni che avevo passato con il mio creatore, il mio mentore, quello che in più di un frangente era stato davvero mio padre. I miei occhi avrebbero brillato, rossi, come quelli di un diavolo. Bella Swan si accomodò sulla sedia accanto a me, rigida e goffa, e il profumo del suo sangue sbocciò in una nuvola irresistibile e mi circondò. Rimasi a distanza, nauseato, disgustato dal mostro che moriva dalla voglia di prenderla. Per quale ragione era giunta proprio qui? Mi voltai per non vederla, invaso da una sensazione di odio, orgoglioso e ragionevole. Perché mi tocca perdere tutto per colpa sua? Perché proprio qui? Non voglio essere il mostro. Non voglio uccidere un'aula intera di ragazzi indifesi. Non voglio perdere tutto ciò che ho guadagnato con una vita di sacrifici e di rinunce. Il problema era il profumo. Il profumo del suo sangue. Bella Swan spostò una ciocca di suoi capelli color mogano, lunghi e folti, verso di me. Era pazza. Così non faceva che stuzzicare il mostro. Lo provocava. Arrestai la circolazione dell'aria nei polmoni. Il sollievo fu istantaneo, ma parziale. Il mio corpo non aveva bisogno di ossigeno, ma il movimento per me era istintivo. Un'ora. Soltanto un'ora. Perché odiavo la fragile donna bambina che mi stava seduta a fianco. La odiavo con tutto il fervore con cui mi tenevo stretto alla mia vecchia identità, all'amore per la mia famiglia, ai sogni di diventare migliore di quanto non fossi. Conoscevo la sua casa, come tutte le abitazioni della cittadina,
era annidata ai margini di una foresta fitta, senza vicini né paraggi. Avevo rinunciato al sangue umano per 7 decenni. Trattenendo il respiro avrei resistito per altre 2 ore. E quando fossi riuscito ad affrontarla da sola, nessun altro avrebbe rischiato di farsi male. Trascorsi l'ora in quel modo, visualizzando il modo migliore di ucciderla. Cercai di non immaginare il gesto vero e proprio. Sarebbe stato troppo. Rischiavo di perdere la battaglia e di uccidere chiunque mi capitasse a tiro. Perciò mi limitai alla strategia e niente più. Mi aiutò a far passare il tempo. Quando mancava una manciata di minuti alla fine dell'ora, incontrai di nuovo il suo sguardo. Prima che potesse tornare a nascondersi, le sue guance si tinsero ancora di sangue e io fui sul punto di cedere. Ma la campana suonò. Lei sfuggì alla morte. Io, dalla prospettiva di diventare la creatura di incubo che temevo e disprezzavo. Sfrecciai fuori dalla classe, incapace di camminare con la lentezza desiderata. Se qualcuno avesse badato a me, avrebbe sospettato che nel mio modo di muovermi ci fosse qualcosa di strambo. Invece nessuno mi notò. Mi nascosi nella mia auto. Non mi piaceva essere costretto a nascondermi. Era un gesto da codardi. Ma era senza dubbio la scelta migliore. Forse, se avessi badato con molta, molta attenzione a starle lontano, non avrei avuto bisogno di cambiare vita. Mi andava benissimo, così come era organizzata. Stai cercando delle voci per trasformare il tuo libro in audiolibro? Oppure per uno spot? Oppure per un doppiaggio? Scrivi a Giulia Segreti e Marco Cognegni, le due voci più famose del web. Vieni ad ascoltarci nel canale YouTube di Giulia Segreti e di Barone Marchil. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Che aspetti? Dai voce alle tue emozioni. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.